voglio raccontare come noi abbiamo affrontato, visto che ci sono altre pubbliche amministrazioni o assimilabili alle pubbliche amministrazioni, la difesa dal punto di vista dell'ICT ha le stesse problematiche che hanno le altre pubbliche amministrazioni. E noi ci siamo preoccupati di lavorare sul dato e aumentare la qualità del dato, strutturare le banche dati, renderle chiare, visibili, condividerle. Questa è una prima dashboard, è una semplice overview che riguarda il corpo delle armi. Abbiamo solo tre KPI, ma già ci dà un dato, ovvero come è composto a livello totale il corpo delle armi all'interno dell'aeronautica, come è suddiviso tra ruolo normale e ruolo speciale, gli enti come sono composti a livello numerico tra ruolo speciale e ruolo normale, e quindi abbiamo già una visione. L'obiettivo principale di queste forme di analisi sono quelli di monitorare i KPI ministeriali, che compaiono un po' dappertutto e sono fondamentali per gli Atenei, ma anche per andare a capire dove stanno magari rischi, opportunità e andamenti problematici o positivi all'interno dell'Atenei. Possiamo poi andare più nel dettaglio dei singoli KPI. A sinistra si possono scegliere i KPI. In alto abbiamo i valori che vedevamo anche prima, ma si possono vedere gli stessi KPI suddivisi per dipartimento, suddivisi per corso di studio e cose di questo tipo, quindi andare un po' a capire meglio da dove vengono eventuali problematiche o eventuali trend.